diciamo, disattenzione che abbiamo concesso la palla, loro hanno fatto gol. E quello che è mancato noi nelle situazioni che abbiamo avuto, noi ne abbiamo avute 4-5, due il primo tempo e due il secondo, per poter pareggiare. Però cosa ci fa capire? Che la Serie B è questa, che se sbagli una volta, queste squadre qui di alta classifica ti possono castigare. Però mi lascia tranquillo la prestazione. Non è che in 10 giorni dovevamo mettere a posto tutto, dovevamo creare un'identità e secondo me l'abbiamo creata. La squadra non ha mollato fino al 95esimo, ha cercato di recuperare, gli spazi aperti arrivavano sempre prima sulla palla e questo mi fa ben sperare per il proseguo del campionato, perché giocare così con la prima della classe vuol dire che abbiamo capito che anche noi siamo una buona squadra. Questi sono i numeri di gioco che ho provato. Io ho detto che in un momento di tranquillità il 4-2-3-1 ha delle potenzialità importanti per questa squadra qui e l'abbiamo visto nella seconda parte con il Benevento. Ha dei giocatori che in profondità e negli spazi giocano bene, sanno dialogare bene i due centrocampisti, però eravamo in una situazione diciamo un po' critica, quindi dovevo cercare di ottenere dei risultati. Ora mi dà la convinzione che questa squadra può lottare alla pari con tutti. Se oggi avevamo quel pizzico di fortuna che avevamo avuto a Frosinone, forse la pareggiavamo. Non puoi avere sempre la fortuna, devi andartela a cercare, però mi lascia molto tranquillo la prestazione. Sarei stato più diciamo, preoccupato se avessi visto una squadra che si cullava delle due vittorie, che non voleva lottare, che voleva arrendersi nelle prime difficoltà, invece questo non è avvenuto. Siamo sulla strada giusta, sapevamo che non potevamo mettere a posto le cose subito, ma abbiamo dato dimostrazione che la Cremonese c'è e può essere orgoglioso dei suoi tifosi e la società, nonostante oggi siamo usciti sconfitti dal campo. Voglio perdere neanche le partitine, che non so perché sono sempre due mie della Cremonese, adesso cerco un po' di sdrammatizzare il momento, che sono un po', diciamo, arrabbiato. Però sì, mi dispiace non aver preso punti, però mi fa stare tranquillo la prestazione. Perché ho detto giocare a campo aperto contro una squadra così che è brava a palleggiare, che a tutte le squadre ha dato 3-4 gol in campo aperto, vuol dire che noi abbiamo cominciato ad avere un'identità. Ai ragazzi ne ho fatti i complimenti, gli ho detto solo che con un pizzico di cattiveria in più forse oggi la potevamo pareggiare. Non si può ottenere tutto subito, ma la strada è quella giusta. Non ci abbattiamo perché abbiamo forato, cambiamo la gomma e ripartiamo per venerdì che è la partita più. Visto l'andamento della partita, il pareggio era forse il risultato più giusto, perché le squadre si sono equivalse. Non ho visto quella differenza di punti di classifica e quindi è chiaro che l'episodio loro l'hanno sfruttato, sono riusciti a fare gol. Noi nelle situazioni dove potevamo farlo non siamo stati lucidi a farlo e non siamo stati bravi a cogliere l'occasione. Però esco rincuorato da questa prestazione, perché abbiamo lottato alla pari contro quella che ormai ha vinto il campionato, in campo aperto arrivavamo prima noi avevamo una partita molto faticosa con l'Ascoli e questo non si è visto. Quindi mi dispiace aver perso, però so di aver trovato una squadra importante, che usciremo presto dalle sabbie mobili che ci siamo messi. Perché avevamo provato che Gaetano era bravo a rientrare e fare quei palloni tagliati che c'è stato 2 volte che ha sbagliato la rifinitura e non è un ragazzo giovane, è 2000, quindi non tutto gli riesce, però ha fatto la sua prestazione. Poi sanno che li alterno in base ai terzini che c'hanno e quindi dovevo cercare di recuperare Parigini perché Barba spingeva sicuramente meno che Maggio, quindi Parigini aveva una partita nelle gambe, infatti al 30esimo, 35esimo aveva i crampi e questo è dovuto anche alla scelta perché l'ho messo la destra. Quando ho cercato di giocare con i due mediani e ho voluto forzare la partita e la squadra ha preso ancora di più campo, avevo bisogno di giocatori che coprissero un po' più di campo come Valzariera, che secondo me ha fatto una partita straordinaria, e Deli che l'avevo appena messo, e quindi ho fatto questa scelta. L'unica cosa che togliendo Castagnetti mi sono tolto un giocatore molto importante sulle palle native, però non tutto si può avere subito e quindi devo essere. Le scelte sono state fatte, quindi ho cercato attrazione, diciamo sbilanciata, però con due giocatori di gamba che coprissero un po' il campo.
Secondo me Ceangolo ha fatto la parte centrale del primo tempo, è stato dentro la partita, ha avuto due occasioni, una ha fatto una buona parata al portiere, uno secondo me è scivolato e ha tirato, diciamo, in caduta. Si è dato da fare, è chiaro che non è facile fare partite così dopo tanto tempo, una contro una squadra così importante, non ha sprecato niente. Io ho bisogno di tutti i 22 giocatori che siamo, ho bisogno che tutti siamo sul pezzo, perché quando sono venuto eravamo a 3 punti da Cosenza, adesso ne siamo 6 e siamo usciti, diciamo, dalla zona calda, addirittura con 2 partite in meno, e quindi dobbiamo essere bravi tutti. Nessuno spreca, sanno che tutti avranno la sua opportunità. Io per la Cremonese sono pronto a fare anche i straordinari, e loro lo sanno, e secondo me oggi l'hanno dimostrato, perché tutti erano pronti a dare qualcosa.